Buongiorno a tutti da Giampaolo Alparone. Nell'ambito della rassegna che sto facendo sulla narrativa sudamericana, segnatamente argentina, vorrei affrontare oggi un libro difficile, di un autore difficile. Si tratta di Juan José Saer e il libro è Glossa. Dunque, Saer è un autore argentino considerato uno dei principali, se non il principale rappresentante della generazione che viene dopo Borges e Sabato. Saer è morto, nato negli anni 30 del Novecento, morto nel 2005, e diciamo è un autore criptico di non facile lettura. Questo libro è stato recentemente, abbastanza recentemente, ripubblicato in Italia da La Nuova Frontiera in un'edizione molto bella, insieme ad altri libri di Saer. In realtà è un libro del 1986. Di cosa parla questo libro? In questo libro si racconta della vita di un uomo e in qualche modo, anche se in termini diversi, è un libro che per il tipo di argomento può assomigliare a quelle storie incentrate sulla ricostruzione della vita di un uomo. Viene in mente, che so io, Pastorale americana di Philip Roth, piuttosto che Il dottor Faustus di Thomas Mann. Cito libri volutamente molto diversi l'uno dall'altro, che però hanno in comune la caratteristica di presentare in chiave diacronica la successione degli avvenimenti e l'analisi degli avvenimenti che compongono la vita di un uomo da quando è giovane a quando diventa anziano, perché invece per rappresentare la vita di una persona. La finalità in questo libro mi è sembrata esattamente la stessa, il metodo assolutamente diverso, perché della vita del protagonista, che si chiama Leto, che è un uomo di poco più di 20 anni, viene analizzato un arco temporale che dura meno di un'ora. Siamo in una città argentina, che potrebbe essere Buenos Aires, ma più probabilmente è Santa Fe, è una città sul Paraná, sul fiume Paraná, a nord di Buenos Aires, nella zona dove Saer nacque, poi visse in età matura a Parigi, ma comunque una città che non viene nominata, e c'è il protagonista, Leto, un uomo di poco più di 20 anni, che a un certo punto scende dall'autobus e decide di fare un pezzo del percorso che fa tutti i giorni, di farlo a piedi. Inizia così la sua storia, che occuperà un tempo della sua vita di poco più di 55 minuti, quindi meno di un'ora, e in quest'ora del protagonista c'è la magia narrativa di Saer, che diventerà un personaggio intimo per il lettore. Il lettore alla fine del libro lo conoscerà benissimo. Che cosa si dice di Leto, del protagonista? È un personaggio che per il lettore, prima di scendere dall'autobus, è tutto buio, non si dice niente, e allora il narratore qualcosa dice, dà qualche informazione. La mattina si è alzato, Leto, e ha fatto colazione con la madre, vive con la madre. Hanno bevuto del caffè e la madre si chiama Isabel, è una donna che è stata vedova da poco, ma c'è un uomo nella sua vita che si chiama Lopesito, che lei conosce da più di 25 anni, mi sembra, e con cui ha una relazione stretta perché le ha sempre fatto la corte,
e i loro rapporti sono diventati più stretti da quando lei è diventata vedova. E si danno delle informazioni, delle notizie su quello che è successo quella mattina, hanno bevuto del caffè, si sono detta qualche parola. Tutti i dialoghi del libro non vengono riportati in forma di dialogo, ma vengono riportati in forma narrativa, e più che altro vengono riportati di quella scena del mattino i pensieri che ha fatto Leto sulla madre, sul loro rapporto. Ma naturalmente quello che è successo quella mattina affonda le sue radici nella storia passata della madre Isabella e di Leto, di cui però si dice molto poco. Diciamo, c'è veramente un'immagine di buio iniziale, quello che è successo quella mattina è Leto che scende dall'autobus e dopo con l'idea che gli è presa una voglia improvvisa di fare una passeggiata. Siamo narrativamente in primavera, all'inizio degli anni 60. Sulla datazione è molto interessante, c'è l'incipit proprio del libro, che è veramente molto bello, che identifica in modo particolare quando si svolge l'azione. Lo leggo, sono due righe, inizia così: e se vogliamo ottobre o novembre 1960 o 61, ottobre forse, il 14 o il 16 o forse il 22 o il 23, il 23 ottobre 1961, diciamo, che importa, inizia così. Quindi viene datato in qualche modo l'inizio, storicamente la scena. Leto scende dall'autobus, inizia la sua passeggiata e incontra un conoscente, un altro giovane uomo molto diverso da lui fisicamente, per estrazione sociale, per come si veste, una sorta di dandy, mentre Leto è una persona più semplice. Incontra e iniziano, quest'uomo viene chiamato narrativamente il matematico, quindi tutto il libro si racconta della passeggiata lungo questo boulevard, questo viale nella città argentina, che può essere Buenos Aires o può essere Santa Fe, in mezzo al traffico, sui marciapiedi di questi due uomini. Leto è il matematico. Diciamo, è un libro difficile da leggere in realtà, perché non c'è una narrazione continua che il lettore possa seguire. I due personaggi si raccontano delle cose, quello che si raccontano non viene esposto in termini di dialogo, viene esposto in termini narrativi, ma più che altro si entra nel flusso dei pensieri sia del matematico sia di Leto, e sono pensieri che in qualche modo sono pensieri, riflessioni, considerazioni senza una trama precisa che li leghi insieme, e quindi risultano in qualche modo una narrazione slegata, una narrazione sbriciolata, che il lettore si dice: ma dove va a parare tutta questa storia? Se ne renderà poi conto veramente alla fine. Si parla, in realtà c'è un argomento che emerge sopra gli altri, ed è il racconto di una festa che c'è stata qualche giorno prima, una festa per il compleanno di un personaggio, un letterato piuttosto noto nell'ambiente che sia Leto sia il matematico frequentano, che si chiama Washington Noriega. A questa festa che c'è stata, però, Leto non ha partecipato perché non è stato invitato, e il matematico nemmeno lui ha partecipato, perché il matematico è appena tornato da un viaggio in Europa e quindi non c'era. E allora sì, Leto e il matematico ricostruiscono in qualche modo il racconto
che diverse persone hanno fatto di questa festa, e ognuno dei due se ne fa un'idea, che è un'idea, hanno un'idea differente su come sono andate le cose. Quindi molto del libro si gioca sulla ricostruzione di, un, di una oggettività di un fatto che è successo, ma non si riesce ad arrivare a un'idea ben definita. E quindi il lettore, dopo molte pagine lette in questo modo, si chiede: ma dove diavolo stiamo andando a parare? E viene l'idea di piantarli. Ma uno, se tiene duro, poi il risultato lo porta a casa. È una lettura che arranca, è una lettura che in qualche modo è faticosa. D'altra parte lo stile è bellissimo, lo stile di Saer è veramente molto bello, molto preciso, molto elegante, molto controllato, e è un modo di scrivere che fa veramente, veramente piacere leggere. Diciamo, i fatti e le riflessioni vengono riportati in qualche modo anche nella loro banalità, quindi non c'è un arricchimento di senso. I due continuano a parlare, continuano a camminare, e il lettore segue il flusso continuo dei loro pensieri. Incontrano anche delle persone. Questo è stato un libro che è stato anche interpretato in chiave politica, sia perché per il finale, adesso poi ci arriviamo, sia perché in qualche modo si dà, si fa una rassegna di tipi umani, di persone, di personaggi che in qualche modo si è pensato possono dare il senso, possono dare una qualche ragione di come poi in Argentina si sia riusciti a sopportare la dittatura militare. I due comunque proseguono nella loro camminata fino a che si arriva in Plaza de Mayo. Uno dice: allora siamo a Buenos Aires, anche perché viene descritta. In realtà Plaza de Mayo c'è sia a Buenos Aires e sia a Santa Fe, e bene o male sono organizzate un po' con gli stessi palazzi, quindi è impossibile definire se siamo nell'una o nell'altra città, ma questo ha veramente poca importanza. E i due si separano. E il libro si avvia alla conclusione. Quindi c'è stato un arco di tempo narrato di meno di un'ora. Prima c'è il buio, perché per il lettore la luce su Leto, che è il protagonista, si è accesa da quando lui è sceso dall'autobus. Ha fatto la camminata, la passeggiata, ha incontrato il matematico, è arrivato in Plaza de Mayo e si separano. Quindi è un arco di tempo narrativamente di un'ora, che però per il lettore è molto più lungo, perché è durato molto di più, non basta un'ora per leggere questo romanzo, quindi ce ne vanno almeno 7-8, ma almeno diciamo una decina, e quindi il tempo è stato decuplicato. Passato questo tempo, il lettore ha la sensazione di conoscere intimamente il personaggio sia di Leto sia del matematico, ma in particolare di Leto, di sapere tutto di lui. In realtà non sa niente, non è stato detto niente di particolarmente denso di senso, ma il lettore ha l'idea di sapere tutto. Narrativamente succede, è successo in questo libro, l'operazione inversa che viene compiuta dal narratore normalmente rispetto alle storie comuni, delle storie di tutti i giorni, della gente reale, delle persone reali, i personaggi narrati nei libri vengono arricchiti di senso per dargli un significato universale, per passare dal particolare della singola persona, la cui storia, spesso la storia reale delle persone, è povera di senso, per passare a dei personaggi che invece in qualche modo siano più significativi, abbiano un significato più, diciamo, universale rispetto alla storia singola di un uomo,
e siano degni di racconto. Sayre fa quasi l'operazione inversa, o perlomeno non arricchisce il suo personaggio di senso rispetto alla vita normale di un uomo normale, anzi fa in modo di raccontare le cose in modo che siano prive di senso, di un senso raccontabile in forma continua. Ne viene fuori un racconto che ha di smarrimento, che ha di confusione, che ha un po' di mancanza di contorni ben definiti, che ha anche dentro delle cose molto superflue, che però paradossalmente rendono il personaggio universale, lo rendono dotato di quel senso di non definitività di cui l'esistenza, qualsiasi esistenza, è sempre caratterizzata. Nessuna esistenza è mai la storia di nessuno di noi è mai definitiva, né mai sarà definitiva, e questa non definitività, questo avere dei contorni indefiniti, è veramente ciò che caratterizza il personaggio di Leto, che ci risulta in questo modo molto familiare, e abbiamo l'impressione di conoscerlo da sempre. C'è poi il finale, che è bellissimo, è la cosa più bella del libro. Viene gettato un raggio di luce nella vita successiva del personaggio di Leto, dei successivi 20 anni, e saranno gli anni della dittatura che attraverserà la storia dell'Argentina e la storia del personaggio. È una narrazione, quella del finale, che assomiglia più a una poesia, in realtà, che a una prosa, come comunemente siamo abituati a leggerla. Questo è un libro veramente sorprendente, e quando uno lo finisce è dispiaciuto che sia finito, anche se ha fatto tanta fatica ad andare avanti, perché molte volte uno ha pensato lo mollo lì, però alla fine si è, come dire, abituato al personaggio, è diventato intimo del personaggio, e allora a me è capitato che ho cominciato a rileggerlo, e rileggendolo l'ho letto, mi è sembrato un libro diverso, e l'ho fatto, è 15 giorni che sono su questo libro, e continuerò a farlo, perché è un libro che cattura e non ti lascia più andare. È un libro veramente bellissimo. Lo consiglio a tutti. Ciao.